Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzo-distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, benvenuti a questo appuntamento live per quanto riguarda l'informazione e la cronaca dal Friuli Venezia Giulia. L'attacco effettuata sul corpo della donna, trovato nei giorni scorsi in un boschetto di Trieste, nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Liana Resinovic, non ha risolto l'enigma dell'identità del cadavere né soprattutto individuato le cause della morte. Lo ha reso noto il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, in un comunicato, precisando che l'esame è stato compiuto sabato scorso, come annunciato. Trova conferma invece il fatto che ci sia una elevata probabilità che si tratti della donna scomparsa. Ma come per le cause del decesso, occorrerà attendere il risultato dell'autopsia che verrà eseguita domani. La Procura della Repubblica di Trieste ha disposto sul corpo di Ibrahim Afridi, di 19 anni, cittadino pakistano richiedente asilo, morto in un salto nel vuoto in un parcheggio di un centro commerciale di Trieste, dopo essere stato rapinato da 3 ragazzi, venga eseguita l'autopsia. Lo ha reso noto sempre il procuratore capo De Nicolo in un comunicato diffuso oggi. Il conferimento verrà mercoledì prossimo e ad eseguire gli esami sarà il medico legale Delrico nei giorni immediatamente successivi. Il sostituto procuratore Lucia Baldovin, titolare delle indagini sulla morte di Robert Trajkovic, chiederà oggi al GIP la convalida del fermo nei confronti del giovane 21enne di origini marocchine, fermato dai carabinieri e contestualmente la relativa custodia cautelare in carcere. Lo rende noto la Procura della Repubblica. La Procura di Trieste ha anche reso noto che sul corpo del minorenne sarà effettuata l'autopsia. Il pubblico ministero conferirà l'incarico al medico legale e al medico radiologo giovedì. Intanto, questa mattina, davanti ai carabinieri, sono comparsi nuovi testimoni che avrebbero fornito indicazioni sui movimenti e gli incontri succedutesi nei giorni precedenti e successivi all'omicidio. Le nuove testimonianze avrebbero confermato le convinzioni degli investigatori e consolidato la tesi del giovane fermato. Nessun nuovo elemento sarebbe emerso, ma sarebbero stati forniti ulteriori dettagli e nuove precisazioni. Non si esclude comunque che le indagini possano essere allargate e che comportino ulteriori conseguenze. Le indagini vengono definite circoscritte, ma non ancora concluse. E ora cambiamo argomento, andiamo a Fannacavasso per un servizio. Beh, sicuramente la prima a festeggiare è la comunità di Fanna che ospita questo nuovo istituto, questa nuova scuola, la comunità di Arba che manda i suoi bambini in convenzione in questa nuova scuola, ma è un giorno di festa per l'intera comunità regionale. Quando l'amministrazione regionale, questa amministrazione regionale si è insediata, ha deciso di puntare forte sugli investimenti in opere pubbliche a favore dei comuni del Friuli Venezia Giulia. L'ha fatto in modo convinto per due motivazioni. La prima, quella di offrire servizi sempre più efficienti ai propri cittadini, la seconda per muovere l'economia, far aprire nuovi cantieri e quindi far muovere denaro e dare uno slancio economico al Friuli Venezia Giulia. Quando un'opera di quelle finanziate viene inaugurata è un giorno sicuramente di festa per tutti quanti. In questo caso poi si tratta di una scuola che per sua stessa natura è un elemento di prospettiva, dà futuro, dà certezze ad un territorio. Qui parliamo oltretutto di un territorio difficile, complicato, quello della pedemontana, siamo affacciati alle montagne, quindi dove i servizi magari sono più difficili, serve una maggiore attenzione da parte di tutti. In questo caso l'opera è riuscita perfettamente nei tempi previsti ed è un piacere davvero per tutti essere qui ad inaugurarla. Assessore Gibelli, inaugurata la scuola primaria di Fanna, c'è un impegno da parte della regione, qual è? L'impegno della regione innanzitutto è stato di finanziare la scuola e la soddisfazione è quella, come ha detto mio collega Pierpaolo Roberti, di vederla realizzata nell'arco di 3 anni. Non succede spesso e quindi è un successo per tutti, per il comune di Fanna e anche per la regione. E io però sono venuta, sarebbe bastato l'assessore Roberti a rappresentare la regione, ma sono venuta anch'io
per una ragione collaterale. Questa scuola avrebbe dovuto essere intitolata a Ilaria De Carlo e sarebbe stato un potente messaggio su che cosa è la scuola per tutti noi, perché Ilaria ha voluto sostenere l'esame di maturità anche se gravemente malata e poi purtroppo è scomparsa pochi giorni dopo. Non è stato possibile per ora, ma sarà possibile. Io sono convinta che a Zamberletti dobbiamo molto, ma la riconoscenza gliel'abbiamo tributata in mille modi e in mille luoghi, e che Zamberletti sarà contento anche lui. E con questo servizio chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira birda, collio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.